Kiev torna sotto attacco, questa volta a minacciare sono i droni. Colpito un porto a confine con la Romania, utilizzato per le esportazioni di grano. Italiani evacuati dal Niger, atterrati a Ciampino, ECOWAS in seduta permanente prepara i piani per ripristinare la democrazia. La Terra ha già esaurito le risorse disponibili per quest'anno. Come ogni anno, gli scienziati insistono per un cambiamento degli stili di vita. Sorrisi tirati, sollievo e strette di mano, gli italiani evacuati dal Niger sono atterrati a Ciampino, accolti dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Con loro anche altri cittadini stranieri, soprattutto americani. Anche la Francia, che ha circa 1.200 cittadini che vivono in Niger, ha noleggiato aerei per evacuare i 600 che, temendo per la propria incolumità dopo il colpo di Stato che ha rovesciato il regime democratico, hanno deciso di rientrare in patria. Le evacuazioni avvengono in un contesto di forti pressioni da parte dei paesi del blocco dell'Africa occidentale, che non hanno escluso l'uso della forza contro i leader golpisti se questi non restituiranno il potere alle autorità civili. Il vertice straordinario in corso ad Abuja durerà fino a venerdì. Nel frattempo i golpisti hanno il sostegno di Mali e Burkina Faso, anch'essi governati dai militari, che ribadiscono che qualsiasi intervento armato in Niger sarebbe considerato una dichiarazione di guerra contro i rispettivi paesi. Vive Niger! Vive! Sono stati ancora i droni kamikaze la causa principale degli attacchi in Ucraina nelle ultime ore. Il comando della difesa ucraino ha dichiarato che 10 droni di fabbricazione iraniana diretti verso la capitale Kiev sono stati abbattuti. La caduta dei detriti ha provocato solo danni materiali a edifici non residenziali e alle strade, senza causare gravi conseguenze. Non si può dire lo stesso degli attacchi che hanno interessato i porti a sud del paese. Kiev non è riuscita ad abbattere tutti i droni usati dalla controffensiva russa, che ha avuto successo nel colpire alcune importanti infrastrutture nel porto di Odessa. Un silo è stato colpito anche nel porto di Izmail, collocato lungo il Danubio al confine con la Romania. Era stato utilizzato come porto alternativo per la partenza delle navi che esportano grano ucraino oltre il Mar Nero. Alle Romanie. Questa è l'adresa territoriale nazionale, spazio aereo. Alla fine l'incriminazione è arrivata e ora Donald Trump rischia fino a 55 anni di carcere. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia di 4 capi di accusa nell'ambito delle indagini relative ai tentativi di rovesciare l'esito delle elezioni del 2020 prima dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. È il terzo procedimento penale contro il tycoon in cerca di un secondo mandato alla Casa Bianca il prossimo anno. Tra le accuse mosse nei confronti di Trump, associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale, cospirazione contro i diritti civili dei cittadini statunitensi per invertire i risultati elettorali negli stati. In this case, my office will seek a speedy trial so that our evidence can be tested in court and judged by a jury of citizens. In the meantime, I must emphasize that the indictment is only an allegation and that the defendant must be presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law. Trump, che è stato convocato a comparire in tribunale questo giovedì a Washington, ha commentato la notizia sulla sua piattaforma social Truth, parlando di interferenza elettorale e caccia alle streghe. Il tycoon ha detto di aspettarsi il rinvio a giudizio, definendo il procuratore un pazzo. Papa Francesco è arrivato a Lisbona per il suo 42esimo viaggio internazionale in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Ai piedi della scaletta dell'aereo è stato ricevuto dal presidente portoghese De Sousa. Presenti nella capitale più di 1 milione di giovani.
Ritornerò ringiovanito, ha sottolineato il pontefice alla stampa. Al centro dell'evento ci sarà la fede con tutti i dubbi e le speranze delle nuove generazioni, anche dopo lo tsunami del Covid. Sebbene nell'agenda ufficiale di Bergoglio non ci sia alcun riferimento allo scandalo sugli abusi sessuali, si prevede che il pontefice possa avere in programma anche un incontro con le vittime. Diverse decine di migliaia di pellegrini hanno partecipato alla messa di apertura della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, in Portogallo. La festa cattolica è iniziata martedì sera, ma tutti aspettano l'evento principale, la visita di Papa Francesco. Il pontefice resterà fino alla fine della manifestazione prevista per domenica, quando celebrerà una messa. Con più di un milione di pellegrini attesi nella capitale portoghese, Lisbona spera anche di poter sfruttare il conseguente volano economico, in particolare per quanto riguarda i settori alberghiero e della ristorazione. Noi già facciamo unas bolachas, che è aquelas do anime, e per os miúdos, Homem-Aranha, Batman, e poi, na brincadeira, con il nostro chef. Resolvemos fazer com a cara do Papa, com várias figuras do Papa, várias fotografias. Eu vou-lhe ser muito franco, vai depender da quantidade de pessoas que estão aqui a chegar a Lisboa. Portanto, se o número for tal qual como é projetado, a expectativa é de que se gerem umas centenas de milhões. Centenas de milhões. As expectativas são 300, 400, 500, podem até ser um pouco mais. Mas depende criticamente do número de pessoas que venham a Portugal. La Giornata Mondiale della Gioventù, ribattezzata la Woodstock Cattolica, fa parte degli sforzi del Vaticano per avvicinarsi ai giovani cattolici in un momento in cui il secolarismo e gli scandali legati ad abusi sessuali su minori da parte di persone appartenenti al clero hanno indotto molti fedeli ad allontanarsi dalla Chiesa. La cantante statunitense Lizzo è stata citata in giudizio da tre ex ballerine che l'accusano di molestie sessuali e di aver creato un ambiente di lavoro ostile. Presi di mira anche la sua società di produzione e il capo della squadra di ballo. Una delle ballerine sarebbe stata costretta ad atti sessuali in un club di Amsterdam, mentre un'altra sarebbe stata oggetto di body shaming per aver preso peso prima di essere licenziata. Lizzo, nome d'arte di Melissa Vivienne Jefferson, che in pubblico è portavoce della Body Positivity, non ha ancora commentato la causa. Un piccolo segnale dopo aver perso completamente i contatti. Il team della NASA sarebbe riuscito a rilevare qualche comunicazione dalla sonda spaziale Voyager 2, rassicurando che la missione è sempre operativa e tutto procede. Il fatto è accaduto a quasi 50 anni dal lancio. La sonda attualmente opera a circa 20 miliardi di chilometri dalla Terra, oltre l'eliosfera. I segnali erano saltati il 21 luglio scorso. Il numero uno dei numeri uno, Gigi Buffon, si congeda dal calcio giocato dopo 28 anni di straordinaria carriera, culminata con la vittoria della Coppa del Mondo 2006. Ma il pallone non rotola troppo lontano, per lui è pronto un posto come capodelegazione della Nazionale Azzurra. Pochi dettagli e una firma lo separano dalla sua seconda vita sportiva. Via i guantoni consumati, si ricomincia in giacca e cravatta nel ruolo che fu dell'amatissimo Gianluca Vialli. L'agenzia di rating Fitch ha deciso di tagliare il giudizio sull'economia degli Stati Uniti, portandolo da AAA ad A+, con outlook stabile. Si tratta di una decisione analoga a quella operata in passato da Standard & Poor's, quando il downgrade fu annunciato mentre si discuteva l'aumento del tetto all'indebitamento pubblico americano. Proprio il debito e le previsioni di crescita dei tassi di interesse hanno pesato sulla decisione di Fitch. Soltanto Moody's mantiene per ora la AAA per gli Stati Uniti. Secondo la segretaria al Tesoro Janet Yellen, tuttavia, la decisione di Fitch è arbitraria e basata su dati superati. Il 2 agosto si celebra un'inquietante ricorrenza, l'Earth Overshoot Day. Si tratta della data in cui l'umanità, attraverso le proprie attività, ha esaurito le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. In altre parole, da oggi gli esseri umani vivono erodendo il capitale naturale a disposizione del pianeta. Si tratta di una data simbolica che ci ricorda come le nostre produzioni siano quantitativamente e qualitativamente insostenibili.
We mark a number of days in the year, Christmas, national holidays, etc. Probably the most meaningful one is Earth Overshoot Day, because it reflects a reality. It's not just an artificial day, so we can calculate how much can be regenerated in a given country and then add it up to the world. We can also calculate it on the consumption side. We can look at how much is being consumed in each country. Per invertire la tendenza, scienziati e attivisti spiegano che è necessario eliminare nel più breve tempo possibile l'utilizzo di fonti fossili, carbone, petrolio e gas. È però necessario anche ripensare i nostri processi industriali e i consumi, rendendo i primi meno assetati di risorse e i secondi più orientati al riciclo, alla riparazione e al riuso. Il 2 agosto si celebra un'inquietante ricorrenza, l'Earth Overshoot Day. Si tratta della data in cui l'umanità, attraverso le proprie attività, ha esaurito le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. In altre parole, da oggi gli esseri umani vivono erodendo il capitale naturale a disposizione del pianeta. Si tratta di una data simbolica che ci ricorda come le nostre produzioni siano quantitativamente e qualitativamente insostenibili. We mark a number of days in the year. Christmas, national holidays, etc. Probably the most meaningful one is Earth Overshoot Day, because it reflects a reality. It's not just an artificial day, so we can calculate how much can be regenerated in a given country and then add it up to the world. We can also calculate it on the consumption side. We can look at how much is being consumed in each country. Per invertire la tendenza, scienziati e attivisti spiegano che è necessario eliminare nel più breve tempo possibile l'utilizzo di fonti fossili, carbone, petrolio e gas. È però necessario anche ripensare i nostri processi industriali e i consumi, rendendo i primi meno assetati di risorse e i secondi più orientati al riciclo, alla riparazione e al riuso.